Finalmente, sei arrivata, eh? Non è che sia facilissimo trovarlo questo posto. Ma io ti avevo mandato la posizione sul cellulare. Sì, non è arrivata. Se hai bisogno c'è la camera di Antonio disponibile. Smettila. Ok ragazzi, cosa vogliamo fare? Aspettiamo le pizze così prima mangiamo e poi giochiamo? Oppure iniziamo subito? Io devo iniziare subito. Sì, ma posso sapere però chi di voi due ha creato questo gioco? Il gioco è stato creato dal team dove lavoriamo. Tommaso è il game designer, quindi si è occupato di tutta la parte grafica. Agli altri, me compreso, è toccato il lavoro sport. Le scene che vedrete comunque le ha create tutte lui. E vedrete, ci saranno delle sorprese qui. Ok, ora vi spiego le regole del gioco. Nella prima schermata dovete scegliere il vostro killer. Ci sono due differenti killer tra cui scegliere. Quale dei due? Ma non lo so, mi sembra quello sulla destra, mi sembra più affascinante. Ok, bene. Ora non ti resta che scegliere l'arma. Ma non lo so, fate voi. Boh. Che dici? Pistola, Antonio? Ok, vada per la pistola, Tommaso. Ok. Ok, allora, questo è un videogioco in prima persona, ok? Cioè noi vediamo attraverso gli occhi del killer. No, ma guarda che grafica, io non ho mica mai visto una cosa del genere. Aspetta un attimo, ma quelli non saranno mica i vicoli della nostra città? Tommaso, no, non ci posso credere, è fantastico, davvero. Ho ricreato un 3D, una perfetta riproduzione della nostra città. Guarda, No, no, a sinistra! Ma più a destra! Dai, Tommaso, pigia! Ma quella è la signora Dora, la nostra ex insegnante di musica! Già, sì. E vedrai il resto, Giulia! Dai, Tommaso, ancora! Eccezionale. Fallo andare più avanti, vai! Aspetta! Dai, ancora! Lì! Vai! Vai. Dai, che figata! Allora, lì, laggiù! Ma no. Che è successo? Come è successo? L'ho ammazzata! Cioè, non io, il serial killer del gioco! Avete capito adesso? Tommaso ha dato ai personaggi del videogioco le sembianze delle persone della città che conosciamo molto bene. Troppo divertente, dai! No, non è divertente per niente invece. Dai, il prossimo l'ammazzi tu, vieni. Dai! No, ma io non lo so come si fa, non sono un'esperta di videogiochi. Scegli un'arma. Dai, Giulia. Vai, con questo. Ah, il fucile, eh? Ottima scelta, dai. Sì, ora che faccio? Fai girare il killer per il quartiere. E scegli un'altra vittima. Così. Sì. Vai. Dai. E dai. Vai, gira. Vai, con questo. Vai. Ma quello è l'avvocato Scacchi. No, grandioso, troppo figo. Guarda, dai, vai avanti, vai. E tu che diavolo sei? Oh, guarda che Halloween è passato da un pezzo, eh! Vai, ti ha visto, spara! 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 Vai, che aspetti! Guarda, che se stai cercando dei soldi, sappi che non avrai un cazzo! Vai! Tanto lo so che quel fucile è finto, quindi ora lo abbassi, ti levi di torno, prima che te lo infili su per il culo! E allora sparami, brutto figlio di puttana! Vai!
No, troppo divertente. Questo gioco è una figata. Questa volta Tommaso ti sei superato. Dai, Giulia, andiamo di là. Non roviniamo sta serata per un gioco. Poi diamogli un po' di soddisfazione, no? Si sono impegnati così tanto per fare questo videogioco. E poi hai visto Tommaso. È anche contento del tuo coinvolgimento. Dai, dai! Hai appena ucciso il signor Renzi. Era un caro amico di mia madre. Vai, dai, tranquillo, è solo un gioco. Meno male, pensavo voleste ammazzare tutte le persone della città. Ragazzi, ma non è con tutti questi omicidi avete anche ammazzato quelle della pizza, è un'ora che non arriva. Bene, ora vi spieghiamo la seconda parte del videogioco. Dai. Oh, vuoi farlo tu, Tommaso? Vai, certo. Allora, le vittime adesso diventano i cacciatori. Sono diventati degli zombie. No, adesso sono zombie, wow, ci sto. Mi piace. Ci mancano gli zombie ora. Prima gli cambiamo gli abiti. Gli abiti? Nel videogioco è un classico. Devo andare in bagno. Dai, Giulia, non scappare di nuovo, è solo un gioco. Devo andare in bagno, torno su. Ma dai! E allora? Ho sentito uno sparo, mi sono affacciato dalla finestra e ho visto una donna che giaceva a terra, quindi ho chiamato la polizia. E dopo? Sembrava un colpo di pistola. Ho avuto paura anche di uscire di casa. Ho aspettato per qualche minuto e poi mi sono fatta coraggio. Sono scesa di corsa le scale, ma quando sono arrivata la donna non c'era più. E chi gli ha sparato? Non lo so. Qualcun altro ha sentito lo sparo? Non credo. Bene signora, guardi, torni a casa. Da adesso in poi ci pensiamo noi. Ma quella è casa mia. Accidenti, Tommaso. Non mi avevi detto di averla inserita nel gioco? Ma non puoi andare più veloce, Tommaso. Ma sono degli zombie. Si muovono lentamente. Fai il giro di là. Da destra. Avete finito? Era l'ora! Arrivo subito! Fantastico, la mia cucina! Esamina le altre stanze. Sì, dai. Cazzo, ma quelli siamo noi? Ma che diavolo hai fatto, Tommaso? Come ci hai pensato? Non lo so, questa non è roba mia. Che cazzo dici non è roba tua? Non lo so! No, io non lo so, però ragazzi comincia a spaventarmi. Chiudetelo questo gioco. Io non c'entro niente, Anna. Dai, spegni quel coso. Stavolta hai esagerato con queste stravaganze. Ma non si spegne, Antonio, non si spegne. Spegni questo coso. Dai. Basta. No. Mi avete stufato, la volete spegnere? Dai, questo diavolo, stupido gioco. Pronto, polizia? Ho sentito delle grida dalla villa accanto alla mia. Sì, l'indirizzo è via del lago numero 20. Ah!
Io entro, tu coprimi. Ok. Detective, non c'è nessun altro in casa. Due tra i cinque corpi a terra sembrano le persone che sono state uccise poco fa. Gli altri tre vanno identificati. Aiutami a portarla fuori. Sto giocando.